Ehi, mi senti? Sono la tua bottiglia di plastica. Volevo dirti qualcosa di importante. Insieme ai mozziconi di sigarette, io e il mio tappo siamo tra i rifiuti più frequenti nei fiumi, in mare e sulle spiagge. Ma che cosa cambia per noi con l'entrata in vigore della direttiva SUP? A dire la verità, non molto. A differenza di altri prodotti in plastica monouso, come ad esempio piatti e posate, continuerai a trovarmi nei bar o nei supermercati. Nel mio caso, l'Unione Europea ha voluto puntare soprattutto su raccolta e riciclo, fissando obiettivi più ambiziosi. I Paesi membri, inclusa l'Italia, dovranno raccogliere il 77% delle bottiglie immesse al consumo entro il 2025 e il 90% entro il 2029. Inoltre, dal 2025 dovrò essere costituita almeno per il 25% di materiale riciclato e questa percentuale dovrà salire al 30% nel 2030. E non è finita qui. Il testo della direttiva dice che a partire dal 2024 potrò essere venduta solo con il tappo attaccato per evitare che si disperda con facilità. Insomma, questo poteva essere un messaggio di addio, ma non è così. Ti chiedo almeno di ricordarti di buttarmi sempre nel bidone della plastica e di non abbandonarmi in giro. E se poi vorrai utilizzare una borraccia o un altro contenitore riutilizzabile, per esempio in vetro, beh, non mi offendo di certo.